Ragazzi, ci siamo, eh? La partita sta per cominciare, la partita comincia fra un'ora e mezza, però siamo arrivati in anticipo per prendere posto. Stiamo in un parco vicino Roma, c'è lo schermo gigante e qui possiamo cenare. Adesso prendiamo una pizza, una birra. Italian style. Esatto. Tu che prendi? La pizza. Una pizza, una birra. Ok. E ci sarà casino stasera, eh? Speriamo bene. Io sono positivo, incrociamo le dita parecchio. Vediamo. Forza azzurri. Come si dice, Marina? Forza azzurri. Quindi... Allora, manca tipo mezz'ora. Marina, un pronostico per questa partita. Italia vincerà 1-0. 1-0, ok, va bene, per me basta che vince. I hope so. Poi 1-0, 10-0, non... 2-1, sì. non conta. L'importante è che vince. Che vince, dai, vince l'Italia, vinciamo noi. Per l'Inghilterra. Anch'io non voglio accogliere anche una rara disattenzione di Paolo Sabatella, che è stata perfetta in questo campionato europeo. Ragazzi, è finito il primo tempo, non sta andando bene, stiamo sotto 1-0, però dai, non dobbiamo essere così depressi, la partita è lunga, manca ancora tutto il secondo tempo, ce la possiamo fare. Io vedo un po' la gente un po' troppo triste qui, bisogna essere carichi, dai, forza. Allora ragazzi, tempi supplementari, mancano 30 minuti, ho detto che bisognava insistere, ce la faremo, dobbiamo stare tutti uniti, forza giù, forza giù.
buongiorno a tutti. Ieri è stata una bellissima notte, non ho dormito tantissimo, adesso siamo al mare e vabbè, stiamo festeggiando, dai. Volevo soltanto dire che sono contento per l'Italia, però volevo dire anche agli amici inglesi, bravi ragazzi, perché avete fatto un bellissimo campionato europeo e dovreste essere orgogliosi, lo so che siete tristi, però dai, forza, ben fatto, siete stati bravi. Forza Azzurri, ciao a tutti e speriamo che ai mondiali faremo altrettanto bene. Ciao! See you next year.